seminario di filosofia morale e filosofia della storia presso l'Università di Casa Ludo di San Raffaele, e Adriano Daloia, ricercatore in cinema, immagine e televisione presso l'Università Internazionale di Milano. Come sapete, facciamo subito i due interventi, dopodiché ci sarà spazio per le nostre domande. Grazie. Allora, ben ritrovati. Il tema di questa sera, appunto, il non luogo poteva essere affrontato in molti modi. Ho scelto di fare un solo film perché, appunto, noi cerchiamo sempre di mettere insieme due relazioni, una delle quali magari è più una carrellata, è più una visione d'insieme, e l'altra è una analisi un po' più puntuale. Ma questa sera in realtà faremo in realtà una specie di monografico ciascuno di noi su un film, perché un po' per le competenze che ciascuno di noi ha, ma nel mio caso è perché volevo proprio mostrare uno dei metodi dell'analisi filosofica dei film in azione, anche se il modo in cui io dovrò applicarlo mostrerà che appunto anche questi metodi vanno presi con beneficio di inventario, cioè sono un modo di avvicinare e di interpretare la sfida intellettuale che un film ci pone. Ma poi non si tratta di avere un metodo rigoroso e, come dire, da seguire pedissequamente. Si tratta di intuire il senso di quel modo di guardare al film in prospettiva filosofica. Allora, il film che ho scelto di trattare è Rosencrantz e Guildenstern sono morti, di Tom Stoppard. E il titolo della relazione è una delle frasi, la vedremo, ne vedremo poi la clip, una delle frasi pronunciate da Rosencrantz o Guildenstern, perché come vedrete non è facile capire chi è chi, e appunto la situazione è tale per cui loro sono diretti in Inghilterra, e poi spiegherò bene perché, ma insomma molti di voi lo sapranno già, e appunto la questione è: siamo diretti in Inghilterra, ma che senso ha questo viaggio? Perché dovremmo andare in Inghilterra? E poi in fondo io non credo all'Inghilterra. E la risposta dell'altro interlocutore è: ma perché, l'Inghilterra è forse un complotto dei cartografi? E in un certo senso questa frase è emblematica dell'intero film, perché l'intera rappresentazione appunto cinematografica, l'intera vicenda dei due protagonisti è in una, diciamo, presentata in una situazione anomala dal punto di vista del tempo e dello spazio, e in fondo sembra essere tutta appunto una grande finzione, è una finzione dentro una finzione che parla di una finzione, e in realtà è una metafora dell'esistenza, quindi c'è un grado di reduplicazione dell'immagine e della rappresentazione che vuole essere in realtà una messa in questione della consistenza, della solidità dell'esistenza stessa, della stessa esistenza umana. È un film molto filosofico, perché è esplicitamente, volutamente centrato sui temi della morte, dell'esistenza, del senso della vita, del tempo, dello spazio, del luogo, del non luogo, per cui sono tutti temi di grande densità filosofica, ma come vedremo non è un film che argomenta, che abbia una tesi. In realtà esplora questi misteri, e li esplora con una serie di sospensioni del nostro approccio naturale all'esistenza. Ci costringe a sospendere alcuni nostri presupposti, e questo ci fa pensare. Allora, è un film del 1990, ma in realtà è una pièce teatrale del 1964, scritta da Tom Stoppard, che è l'autore appunto della pièce, ma è anche poi sceneggiatore e regista del film nel 90. Il fatto che passi così tanto tempo fra la prima rappresentazione del 66 al Fringe Festival di Edimburgo, se qualcuno è stato a Edimburgo avrà visto che in agosto Edimburgo è una città poco praticabile, perché è densa di attività tutte teatrali. È nato negli anni 60 questo Fringe Festival, che era il festival di cinema, di teatro di strada, di teatro off, così improvvisato, di giovani attori e registi. Ecco, lui era uno dei giovani autori e registi che in quel periodo proponeva un testo
che era tratto dall'Amleto di Shakespeare. Rosencrantz e Guildenstern sono due personaggi dell'Amleto di Shakespeare, che lui appunto fa diventare protagonisti lanciando subito appunto una serie di messaggi. Il contesto degli anni 60 è importante non solo per Edimburgo, dove appunto capita di passare per le strade e di vedere una rappresentazione teatrale così, che sta andando avanti in una piazza, poi in una via, poi ci sono i cinema, i tendoni, ci sono i teatri, ma appunto questa connotazione on the road, diciamo, un po' molto popolare in realtà, è già un contesto. Ma l'altro contesto è che siamo negli anni 60 e le influenze sulla scrittura di questo testo teatrale sono quelle che vengono dalla parte precedente del Novecento, in particolare il teatro dell'assurdo, in particolare appunto proprio Beckett. C'è un linguaggio e un insieme, uno stile di messa in scena che richiama molto Beckett, con una virata in realtà molto più sull'ironia. Beckett è sottilmente ironico, ma in fondo proprio molto deprimente e depressivo, soprattutto in certe pièce, no? Aspetta, Godot forse è quella che gioca più sull'ironia. Se prendete Giorni felici, la cosa invece è molto più cupa, per non parlare di finali di partita. L'altra questione è che negli anni 60, sto a parlare inglese, non è americano, negli anni 60 i temi sono i temi dell'esistenzialismo. La filosofia a cui si ispira, il clima a cui si ispira Stoppard, è una filosofia, un clima continentale, quindi temi dell'esistenza, provenienze che vengono appunto da la stare davanti alla morte, Heidegger, la radicalità della libertà e forse la sua non esistenza, Sartre, poi Camus, e insomma tanti temi che vengono dalla letteratura e dalla filosofia continentale di staglio esistenzialista. Ma anche qui la chiave di volta è l'ironia, la brillantezza del testo, che appunto passa sulle scene per molti anni, non in maniera continuativa, ma insomma con una certa continuità, e viene estremamente raffinato. Quello che arriva sugli schermi cinematografici nel 90 è un film molto sofisticato dal punto di vista della scrittura del testo. E quindi ogni battuta è lavorata fino allo spasimo. Ci sono anche brani presi di pezza proprio interamente da Shakespeare. Ne vedremo un piccolo saggio. Ma quello che Coppard scrive è essenziale, più secco, più veloce, ovviamente un'altra lingua rispetto a Shakespeare, ma è veramente fondamentale, cioè ogni frase è calibrata al millimetro. Viene premiato alla 47esima mostra del cinema di Venezia, sempre nel 90, questo film, suscitando una serie di polemiche, perché vince il Leone d'Oro, quindi miglior film, ma lo vedrete da subito se non avete già visto il film, se non ve lo ricordate, il film non è un film, è la resa cinematografica, ma senza troppe scuse, senza troppi impegni, di una pièce teatrale. Gli ambienti sono teatrali, le scenografie sono teatrali, in più si parla a partire da un palcoscenico di teatro dove poi si racconta di una storia che poi implica una rappresentazione teatrale. Quindi il gioco del teatro nel teatro nel teatro dentro al cinema è elaborato fino alla fine. La scelta non è casuale, non è che Tom Stoppard non avrebbe saputo fare un film, un film cinematografico, un film di grandi spazi, di inquadrature cercate apposta con lo stile del cinema, è che la scelta è di restare sul palcoscenico, di rendere l'idea della vita come palcoscenico. Il cast è un cast importante, sono attori che qui sono già famosi, ma lo diventeranno ancora di più. Gary Oldman e Tim Roth sono o Rosencrantz o Guildenstern. Il gioco nasce da questo fatto, già nel testo di Shakespeare non è così chiaro, ma insomma qui si insiste sul fatto che nemmeno dal testo shakespeariano si evince chiaramente la distinzione fra i due personaggi, per lo più o parlano insieme oppure comunque vengono interpellati insieme,
rispondono spesso insieme e a volte rispondono, rispondono scambiandosi i toni delle volte, no? E Stoppard insiste su questo elemento della scambiabilità delle identità, perché fa in modo che loro due, che sono stati chiamati alla corte di Danimarca per svolgere un compito, e quando partono non sanno bene perché e cosa debbono andare a fare, ma a questo si aggiunge qualcosa che lì per lì non avevano, diciamo, realizzato nel primo momento, cioè che in realtà loro vengono chiamati una volta con un nome, una volta con un altro. Quindi la situazione di trovarsi in una condizione, non si sa perché, non chiesta, non cercata, non si sa per quale scopo e nemmeno si sa bene chi è, chi siamo. Altro attore importante nel film è il capocomico, lo vedremo in azione, che è Richard Dreyfuss, qui un attore già molto famoso negli anni 90 e che qui ha un ruolo molto importante perché è un po' il genio della scena. È come sempre l'alter ego di Shakespeare nelle pièce, in questo caso appunto è il capocomico, è proprio Shakespeare, e svela il senso e il non senso di tutta la vicenda. Allora, dicevo che userò uno dei metodi. Il metodo che uso è quello della filosofia filmica, come lo abbiamo chiamato, cioè l'interpretazione di un film come un testo filosofico che ha una tesi o sviluppa un'idea o approfondisce un tema, e noi interroghiamo questo testo filosofico per immagini chiedendogli qual è questo tema, che cosa ne dice, come lo sviluppa. Nella letteratura di filosofia filmica, film and philosophy, perché è una vera e propria disciplina che è diffusissima da almeno una ventina d'anni, nella letteratura chi ha un po' raccolto un po' i vari modi in cui si può fare questo, ve lo dicevo la prima sera, è Thomas Wartenberg, il quale dice: grosso modo un film può fare filosofia o svolgendo una tesi, cioè un'idea la sviluppa, la propone, la dimostra, oppure facendo un esperimento mentale, cioè appunto immaginiamo che sia possibile appunto vivere nello spazio, e quindi immaginiamo cosa succede nello spazio a contatto con altri mondi. Poi adesso abbiamo scoperto che forse ce ne sono pure, con dove c'è la vita, per cui insomma, la fantascienza è sempre meno fantasiosa e più realistica. Oppure facendo un controesempio, cioè c'è una tesi che io voglio osteggiare, un punto di vista, una teoria, un'ideologia, e mostro come questa ideologia porti al parossismo, portata all'estremo, si converte in un incubo. Metropolis, per esempio, funziona in questo modo, cioè la società ben ordinata, perfettamente strutturata, macchinista, diciamo così, dell'inizio di questa fase della modernità, il primo Novecento, in cui le macchine diventano preponderanti, ecco, si diventa un incubo totalitario. In realtà questo film ha pretese filosofiche, anche importanti, come ho detto, ma non svolge una vera e propria argomentazione. Diciamo, potremmo immaginarlo come sta facendo un esperimento mentale. L'esperimento mentale è che appunto cosa succederebbe se noi raccontassimo la storia di Amleto vista dal punto di vista di Rosencrantz e Guildenstern, che compaiono sulla scena evocati appunto per essere vengono evocati e vengono chiamati per stare vicino al loro amico di gioventù Amleto, che mostra segni di pazzia, e dovrebbero cercare di capire le ragioni della sua pazzia. In realtà sono delle spie inconsapevoli, perché il re vuole sapere se Amleto finge pazzia o sia pazzo veramente a causa dell'omicidio che lui ha compiuto del padre e del subitaneo matrimonio con la madre di Amleto, no? E quindi sta cercando di carpire attraverso di loro la vera condizione di Amleto. Oltretutto loro vengono incaricati di scortare Amleto verso l'Inghilterra, dove l'attore loro di una lettera dovrebbe poi essere in realtà fatto prigioniero e ucciso dal re d'Inghilterra. E Amleto parte, c'è questo viaggio, e sappiamo da come si svolge la pièce teatrale shakespeariana che in realtà Amleto se ne accorge, sostituisce la lettera e la sostituisce dando l'ordine che loro siano uccisi e non lui. E il titolo del film è una delle battute finali
dell'Amleto, in cui il messo del re d'Inghilterra torna e dire: è stato eseguito il compito che ci avete affidato, caro re di Danimarca, e cioè Gildensten, Rosencrantz e Gildensten sono morti, ma sono tutti morti sulla scena, il re di Danimarca, la moglie, il figlio, tutti quanti, e quindi non c'è più nessuno a cui dire questo. Allora, questa è la storia dell'Amleto, ma sono un pezzo della storia dell'Amleto, che la parte che riguarda Rosencrantz e Gildensten. Come sarebbe questa storia raccontata da loro? E beh, è un teatro dell'assurdo. Perché ci avete chiamati? Che cosa dobbiamo fare? Perché noi? Perché qui? E inoltre siamo una realtà che ha... la nostra esistenza è palesemente solo funzionale a quella dei veri protagonisti. Siamo dei comprimari. Allora, che cosa vuol dire vivere da comprimari? E la domanda naturalmente sotterranea è: non siamo forse tutti comprimari? Quindi dare centralità dei personaggi secondari è già una mossa esistenzialista fortissima, no? Cioè mettere al centro l'esistenza non flamboyant, l'esistenza non da protagonista, non eroica, no? E domandarsi se ha senso, ma se non ha senso quella, forse non ha senso neanche quella degli eroi o presunti tali. È una meditazione sull'esistenza, che naturalmente in un'ottica di esistenzialismo è probabilmente priva di senso, o quantomeno ci si domanda se possa averne uno. È una comedy of wit, cioè Stoppard è fedelissimo allo spirito della comedy shakespeariana. Paradossalmente lo fa da una tragedia, cioè non prende La dodicesima notte, non prende Le allegre comari di Windsor, prende Amleto e ne fa una commedia dell'assurdo. Una comedy of wit, perché il wit è il motto di spirito. Nella letteratura inglese del 600, elisabettiana, era uno stilema tipico. Marlowe era forse il campione ancora più di Shakespeare, ed è appunto quella commedia fatta di motti di spirito, di intelligenza, la battuta arguta, ed è in realtà il marchio di tutto il teatro seicentesco. Lo stesso Molière in qualche modo va interpretato in questa. Però appunto Stoppard genialmente mette temi esistenziali profondi, filosoficamente impegnativi, in una chiave comica su una tragedia, e quindi crea una serie di tensioni anche narrative. E poi è un manifesto, appunto, come dicevo, sull'arte teatrale e sul non cinema. È una rivendicazione in qualche modo della superiorità, se volete, dell'arte teatrale rispetto alla esaltazione dell'immagine che il cinema è. Quindi qui il gioco di immagini non c'è, è tutto realizzato, quello che si riesce a vedere. C'è ovviamente una regia, ci sono cose che non si possono fare in teatro, ovviamente, ma dovunque sia possibile Stoppard rimette i personaggi sulla scena, proprio come si fa su un palcoscenico. Il tema filosofico di fondo l'ho enunciato e qui lo possiamo riassumere. Allora, siamo chiamati, quindi Rosencrantz e Gildensten siamo noi, forse. E la domanda è: siamo chiamati sullo scenario della storia, perché la storia di Amleto è la storia dell'umanità, se volete, e è quella fatta di guerre, di conflitti, di tradimenti, di violenze, eccetera, eccetera. Ma appunto la storia non è solo quella dei principi e dei re, è la storia di questi comprimari. E su questo scenario qual è il nostro ruolo e soprattutto perché noi ci troviamo lì? Altro tema, la storia nella rappresentazione cinematografico-teatrale è una macchina scenica, cioè, lo vedremo quando ce lo racconterà il capocomico, non è qualcosa dentro a cui si muovono agenti che imprevedibilmente fanno cose e muovono azioni, causano spostamenti imprevedibili degli eventi. Una pièce teatrale è una macchina scenica perfetta, dove niente è lasciato al caso e ogni singola azione, atto e parola sono predeterminati. Questo dà, proiettato sullo schermo dell'intera esistenza, l'idea che magari siamo anche sulla macchina scenica, ma allora che ne è della nostra presunta libertà? Che ne è della nostra presunzione di essere liberi se siamo su uno scenario dove tutto è già scritto?
Non solo, tutto è già scritto, ma non è stato scritto per noi. È stato scritto per qualcun altro, o forse neanche per i protagonisti del dramma, ma è stato scritto per il diletto di chi lo scriveva, chiunque esso sia. Cioè, gli scopi della trama, della storia, della vicenda in cui ci troviamo, ci trascendono. Questi sono interrogativi, vedete che non è che appunto già così raccontando lo sfondo di idee che nutre questo film, non c'è una tesi. Questa tesi in realtà è una domanda, Stoppard non dice la vita non ha senso e non c'è la libertà e la storia è una follia. No, lui sta ponendo la questione, sta facendo in modo che a noi sorga il dubbio che così sia, no? E non lo dimostra mai, semplicemente ci mette nella posizione di stare come Rosencrantz e Guildenstern, che non ci capiscono niente e cercano di vedere come devono interpretare il loro essere. Questo significa che allora tutti gli elementi fondamentali della nostra esperienza saltano: il tempo, lo spazio e l'identità personale. E questo si vede fin dalle primissime scene. Questa è proprio la scena di inizio del film. Lei. Scommetti? Se è testa, vinco io. Ancora? Testa? 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 Testa! Allora, questo è il primo, no? Il primo, come inizia il film, un po' spiazzante, simpatico, però inquietante, no? Come è possibile tutto questo? Allora, ovvio, il rimando mi pare l'evidente, qui Stoppard prende una delle frasi che Amleto pronuncia in scena, time is out of joints, il tempo è fuori dai cardini, e la applica
alla situazione. Ma come la mostra? La mostra con questa scenetta ridicola. Perché il tempo è fuori dai cardini? Perché naturalmente la ripetizione infinita dell'identico, di un'identica sequenza, che dal punto di vista della legge della probabilità non sarebbe possibile, mostra appunto l'eterno ritorno, la ripetizione infinita, che in realtà abolisce il tempo. Cioè siamo in una condizione in cui non cambia mai nulla, perché il tempo c'è, il tempo accade se c'è un cambiamento, ma se non c'è cambiamento non c'è tempo. E questa eterna ripetizione dell'identico in realtà è l'abolizione della storia, perché se tutto è identico a se stesso e non c'è mai mutamento, la storia scompare. Questo spaesamento, che è funzionale al film per portarci dentro la situazione, che chiaramente qui c'è qualcosa che non funziona, cioè siamo in una condizione non reale, non proprio reale, però è uno spaesamento, perché noi sappiamo quello che poi Rosencrantz e Guildenstern cercheranno di dire, cioè sappiamo tutti che per la legge della probabilità in realtà ogni lancio è una nuova probabilità, no? Cioè di per sé, dal punto di vista logico, non c'è nessuna ragione per cui noi ci si debba aspettare che dopo 572 lanci, dal punto di vista strettamente logico, sia necessario che compaia croce invece che testa. È la legge delle probabilità che ci dice che deve accadere, ma la legge della probabilità è una legge dei fatti reali, è una legge storica per l'appunto, è una legge dettata dal fatto che nel tempo la probabilità che si verifichi un l'evento che ha l'altra 50% di possibilità di accadere aumenta se continuano a accadere eventi di altra natura. Allora in realtà qui è al parossismo, la tesi per cui la possibilità logica che si ripeta sempre la stessa sequenza è una possibilità reale, nel senso che è realmente possibile, poi non accade mai perché c'è il tempo, ma se accadesse, ed è logicamente possibile che accadesse, il tempo scomparirebbe. Allora, tutto questo è detto con il gesto, e questa è la genialità secondo me di questa sequenza. E naturalmente noi siamo un po' sgomenti, ma entriamo in un gioco dove realtà, finzione, possibilità logica e realtà in senso metafisico si intrecciano. L'altra questione che viene messa appunto in gioco è: ma se non ci sono le probabilità, ma ci sono solo le necessità, allora il libero arbitrio non esiste. Cioè, c'è semplicemente l'alternativa, ma come sentiremo da Rosencrantz o Guildenstern, c'è l'alternativa ma non c'è la scelta. E forse loro due sono dei burattini, questo lo vediamo tra poco. Non solo, vedete che allora il tema del tempo chiama il tema della libertà, il tema del tempo e della libertà insieme chiamano il tema dell'identità. Cioè, se questa ripetizione è infinita, continua ad accadere, in realtà non c'è niente da ricordare. E infatti nella scena successiva, cioè la contenzione di questa scena, loro si chiedono: ma ti ricordi quando ci hanno chiamato? Cos'è successo? Io ho sentito che bussavano alla nostra porta e ci hanno detto venite, andate, ma ti ricordi qualcosa prima? Ti ricordi chi era? E ti ricordi perché hanno chiamato noi? No, cioè entrare in questa dimensione della assenza di probabilità, quindi assenza di tempo, ma di logica di necessità, di astrazione dal normale muoversi del tempo, appunto fuori dai cardini, comporta anche che non sappiamo più chi siamo, perché la nostra identità nel tempo vuol dire memoria di cose che sono cambiate. Invece noi siamo inchiodati a un'identità definita dentro a questo spazio, che è stata definita una volta per tutte, da quella non scappa. Ma allora che ci facciamo qui? Cioè la domanda sorge spontanea, non sappiamo, siamo in una condizione dove sembra non ci sia mutamento possibile, abbiamo la percezione di essere un po' burattini su questo, in questo movimento, in più non ci ricordiamo né perché siamo qui né da dove veniamo né chi siamo.
Allora, tutta la storia è un trucco, cioè siamo dentro un trucco. Siamo giocati da qualcosa che ci sovrasta. Durante la strada incontrano la solita compagnia di attori vaganti che vanno in direzione appunto della regia di Danimarca e assistono allo spettacolo, ma vengono in qualche modo coinvolti nello spettacolo. E guardate cosa succede quando loro salgono sulla scena. Hanno parlato col capocomico, si sono un po' scontrati con lui su cosa fanno, chi sono gli attori, perché siete qua, eccetera. Rimangono sulla scena soli e succede questa cosa qua. Questo è il carro, eh? Il carro che fa da palla. Mi fermo un secondo. Quello che è successo è che siamo passati dal palcoscenico lungo la strada sul carro alla regia di Danimarca. Questi sono chiaramente Amleto e Ofelia. Loro però perdono l'occasione di vederli, anche se non avrebbero capito nulla del perché si stanno inseguendo in quel modo. Sono appunto le quinte, cioè il drappo che era il palcoscenico sul carro diventa la coperta che li copre e loro sono in un altro spazio scenico. La reggia è uno spazio scenico, il castello è uno spazio scenico, quindi in realtà siamo di nuovo sul palco, siamo sempre in una rappresentazione, solo che è cambiato lo scenario. Loro non lo sanno, loro sono in qualche modo, continuano ad essere dentro a una storia che pendono per vera, anche perché è l'unica che conoscono. E qui ci viene, qui questa sequenza viene un po', si capisce un po' perché sono stati chiamati, cioè l'incontro col re e la regina. Benvenuti, caro Rosencrantz, caro Guildenstern. A parte il grande desiderio di vedervi, ci ha spinto a sollecitare la vostra venuta la necessità dei vostri servizi. Avrete avuto notizia della trasformazione di Amleto. Molto strana. Egli è così diverso sia nell'animo che nell'aspetto dall'uomo che era. Pensiamo che la causa sia la repentina morte di suo padre, che lo ha completamente estraniato da se stesso, da non riconoscerlo più. Perciò supplico voi due, che siete stati allevati con lui al tempo dell'infanzia e che l'età rende più vicini ai suoi giovanili umori, di accettare il nostro invito a trattenervi a corte per qualche tempo, di essergli compagni che lo spingono a divagarsi e nel contempo di cogliere ogni occasione per scoprire se ci sia in lui qualche afflizione segreta a cui una volta svelata noi possiamo trovare rimedio per il suo bene. Cari signori, egli ci ha molto spesso parlato di voi e di sicuro non esistono due persone a cui lui sia più affezionato. Se sarete tanto cortesi da voler accettare il nostro caloroso invito e restare per un po' di tempo qui con noi per assecondare le nostre speranze, la vostra visita avrà la riconoscenza degna della memoria di un re. Per il potere sovrano che avete su di noi, le maestà vostre hanno il diritto di esprimere i propri solenni desideri come comanda, più che come supplica. Da sudditi obbedienti ci inchiniamo alla vostra volontà e deponiamo ai vostri piedi la nostra totale devozione, pronti al vostro comando. Grazie, Rosencrantz e nobile Guildenstern. Grazie, Guildenstern e nobile Rosencrantz.
Ed ora vi prego, miei signori, fate subito visita al mio figliuolo così cambiato. Possa il cielo rendergli gradita la nostra presenza e la nostra amicizia. Amen. Io voglio andare a casa. Non lasciarti impressionare da loro. Sprofondati fino al collo. Giù verso il baratro. Senza controllo, senza sapere per qual sorte finiremo in braccio alla morte. Basta così. Ti è mai capitato all'improvviso e senza una ragione al mondo di non avere la più pallida idea di come si compitano le parole guizzo o causa? E se le scrivi ti sembra di non aver mai visto quelle lettere messe in quell'ordine? Sì, mi ricordo. Cosa? Mi ricordo di quando non c'erano domande. Ci sono sempre state domande. Risposte, sì. Sì, c'erano risposte a tutto. Hai dimenticato? Io non ho dimenticato. Non ho dimenticato che ricordavo il mio nome e anche il tuo. C'erano risposte dappertutto, bastava guardare, non c'erano tante domande. La gente sapeva chi eravamo e se non lo sapeva chiedeva e noi glielo dicevamo. Sì, è vero. Il brutto è che ogni domanda è plausibile senza essere istintiva. Ogni domanda è plausibile senza essere istintiva. L'idea qui è: c'è un'identità forse che dovrebbe essere naturale, spontanea, originaria, e noi dovremmo poterci ritrovare in essa senza pensare. Qui c'è la reazione antifilosofica. Non c'erano tante domande allora, c'erano solo risposte. Allora, in un tempo ignoto in cui la riflessione non aveva preso possesso della vita umana, perché questa è una delle profondità della cosa. Uno dei filosofi inglesi contemporanei, si chiamava Bernard Williams, diceva: quanta riflessione può sopportare la vita? La tesi che qui sotto c'è è: troppa riflessione uccide la vita, perché le troppe domande rendono insopportabile la mancanza di risposte, e meno domande fai più risposte hai, perché sono risposte che vengono da sé a domande che non hai mai fatto, perché d'altra parte non sono domande rilevanti. E l'idea dell'istintivo torna in un altro punto del film, quando loro cercano di capire chi sono chiamandosi all'improvviso, di sorpresa, no? Uno dei due chiama dal balcone e dice Rosencrantz, e l'altro si gira, ecco, vedi, sono io. E poi dopo però ovviamente si rovescia il ruolo e risponde allo stesso modo istintivamente alla voce Guildenstern, per cui di nuovo non se ne esce. Allora, il tempo delle domande è un tempo complesso ed è un tempo che, appunto, Stoppard, Shakespeare, qui è facile, quando sei dentro uno schema così, andare a fondo di una domanda esistenziale è automatico. Qui loro passano dal registro di una commedia, no? Anzi, di una tragedia che si annuncia, a un registro di profondità che è veramente la novità che Stoppard introduce, che appunto, ma in realtà dove siamo? Sul palcoscenico, alla Corte di Neimarca, dentro una finzione? Chi sono io, chi sei tu, perché siamo stati chiamati, come si può eseguire il compito e da chi verremo ricompensati. L'elemento che qui abbiamo visto è che il re promette di compensarli attraverso la voce della regina, come si addice alla memoria di un re. Allora, intanto il re ha una memoria, cioè la memoria del re è che la storia è fatta della memoria dei re, delle regine, dei principi, e voi intanto non siete nulla. Se eseguite questo compito, la memoria del re salverà la vostra esistenza. Avrete un senso perché il re si ricorderà di voi e lo tramanderà nella storia. Quindi la promessa di senso di questa, che il re può fare, è: sarete ricordati. Che, visto che come ci sono arrivati, è già moltissimo. Il tempo delle domande poi però diventa subito un tempo in cui le domande sono talmente ossessive che bisogna in qualche modo esorcizzarle, cioè bisogna renderle meno pressanti, meno angosciose, e il modo migliore per renderle meno angosciose è farne un gioco. E si inventano loro due il gioco delle domande, è una delle parti più esilaranti di tutto il film. Va una partita? Siamo spettatori. Facciamo il gioco delle domande.
E come si gioca? È semplice, si fanno delle domande. Affermazione 1-0. Non vale. Perché? Non avevo ancora cominciato. Affermazione 2-0. Ma che, conti tutto? Come? Conti tutto? Fallo, niente ripetizioni, 3-0, partita per me. Io non gioco se continui in questo modo. A chi il servizio? Esitazione 0-1. A chi tocca? Perché? Perché no? Perché cosa? Pallo, niente sinonimi, 1-1. In nome di Dio, ma che succede? Fallo, domanda retorica, 2-1. A che equivale tutto questo? Non lo indovini? Stai parlando con me? C'è qualcun altro? Chi? E io che ne so? Lo chiedi a me? Ma fai sul serio? È una domanda retorica? No. Negazione, 2-, punto partita. Ma che ti prende oggi? Quando? Cosa? Sei sordo? Sono morto. Sì o no? C'è scelta? C'è Dio. Fallo. No, no, niente teologia. 3-2, una partita a testa. Come ti chiami? E tu come ti chiami? Prima tu. Affermazione, 1-0. Come ti chiami quando sei a casa? Tu come ti chiami? Quando sono a casa? Perché? È diverso a casa? Quale casa? Non ce l'hai? Perché me lo chiedi? Dove vuoi arrivare? Come ti chiami? Ah, ripetizione, 2-0, punto partita. Ma chi credi di essere? Domanda retorica, partita e incontro per me! Ok, allora, il senso è abbastanza evidente, no? Allora, intanto è interessante, le regole del gioco sono in atto prima ancora di essere pattuite. Non c'è un contratto sociale, eh? Non è che stabiliamo di fare il gioco della vita in società, scriviamo un patto sociale e allora rispettiamo le regole. No, come l'altro comincia a fare a dire vorrei fare il gioco delle domande, l'altro ha già capito e le regole sono già in atto e le applica ancora prima che siano rese dichiarate. Quindi siamo già dentro delle... anche qui c'è una metafora su come nascono le regole sociali. Le regole sociali non sono mai scritte a tavolino, sono sempre già in atto quando noi ci incontriamo, quando noi cominciamo a vivere insieme, senza stabilirle, vengono stabilite sempre a posteriori. Questo di più, no? Lo stesso fatto di fare domande è qualcosa che già abita l'esistenza prima che lo si stabilisca. Non sono ammesse risposte, è il più filosofico dei giochi, perché la filosofia non deve dare risposte, ma fare buone domande. Non sono ammesse domande retoriche, cioè sono ammesse solo vere domande. Non possiamo giocare a fare le domande, dobbiamo fare domande vere. Vuol dire dobbiamo fare domande sensate, che abbiano un valore, che nella situazione sono efficaci. In termini di pragmatica del linguaggio, quello che Claudia ci farebbe 2 ore di lezione, cioè il contesto è quello che dice che una domanda ha senso in questo momento, se no non lo fai, anche se questo è tutto per la pragmatica, credo sia tutto un assurdo, no? Il modo in cui loro lo fanno. Non sono ammesse esitazioni, l'abbiamo visto, e poi niente teologia. Ma perché niente teologia? Cioè, noi qui siamo qui, non sappiamo dove siamo, cioè, dobbiamo fare delle domande, le domande devono essere vere domande, non domande retoriche, non vane, non è un gioco, perché in realtà stiamo già dentro questo gioco da sempre. La domanda più profonda che ci sia è: ma Dio esiste? Chi siamo noi e perché siamo qui? E niente teologia è in realtà appunto il modo per dire: forse anche la teologia e la religione è un modo di poter continuare a fare domande ma a vuoto, eh? La tesi sotterranea, niente teologia, perché no? Qual è la cosa vuol dire questa regola? Perché siamo atei? No, eh? È che siccome la teologia è fatta di domande a cui per definizione non c'è risposta a parte una rivelazione, e la rivelazione è fatto di fede, non fatto di intelletto, di dimostrazione, di razionalità, di filosofia, allora fare domande teologiche senza una rivelazione in mano vuol dire perdere tempo. Come ti chiami quando sei a casa? Ma perché c'è una casa? Naturalmente questo è un ritorno sull'identità. C'è una vittoria, ma avete visto questo rallenti, che è l'unico momento quasi in tutto il film in cui c'è una tecnica cinematografica, eh? Il rallenti, che è un'enfasi ovviamente ridicolizzante dell'infantilità di questo gioco, che però è l'esistenza. Questo diventa esplicito quando si parla col capocomico, che spiega il senso della tragedia.
Signori, signori, non mi sembra che ci siamo. Non ci siamo proprio. Che ne pensate? Cosa dovrei pensare? Non era il finale? Lo chiamate un finale, quello? Con praticamente tutti quanti ancora in piedi? Bontà divina, no! Sul vostro cadavere, no! In ogni forma d'arte c'è un disegno, come certo saprete. Gli eventi devono svolgersi fino a una conclusione estetica, morale e logica. Che in questo caso sarebbe? Non varia mai. Bisogna arrivare al punto in cui tutti quelli destinati a morire muoiono. Destinati? In linea generale, cioè quando le cose si sono spinte a un punto tale che peggio di così non potrebbero ragionevolmente andare. E chi lo decide? Decide? È scritto. Noi siamo attori tragici, vedete, seguiamo la trama, non c'è possibilità di scelta. Per i cattivi finisce sempre male, per i buoni finisce sempre bene. Questo è il significato della tragedia. La prossima! Allora, anche questo, Shakespeare, Macbeth, che cos'è la storia? Che cos'è la vita in realtà? È una storia raccontata da un idiota piena di strepito e furia che non significa nulla. Qui è detto in maniera meno brutale, ma siamo attori tragici, le tragedie finiscono, come sappiamo, con il maggior numero possibile di cadaveri sulla scena, e cioè appunto fino a che, e la storia continua finché tutti quelli che devono morire muoiono. Tutto è scritto, l'avrete notato, la risposta è: non è chi l'ha deciso, nessuno l'ha deciso. Se c'è un qualcuno, è qualcuno che non ha un nome e non è un'identità. È scritto, l'impersonale è d'obbligo. It is written, cioè proprio è qualcosa che accade, si dà. Es gibt, direbbero i tedeschi. Lo direbbe Heidegger, per stare un po' con i temi vagamente esistenzialisti. Però avete notato, c'è un bene e un male. C'è un bene e un male. Questo bene e un male è: i buoni, per i buoni va sempre bene, per i cattivi va sempre male. Solo che chi siano i buoni, chi siano i cattivi, è imperscrutabile. Ed è scritto da una mano che non conosciamo, è scritta appunto da qualcuno di impersonale, e questo Deus scrittore ha una logica di morale che in fondo sovrasta gli uomini, è superiore alle loro forze e alle loro passioni. Poi sappiamo che Shakespeare su questo era abilissimo, cioè Shakespeare ha sempre una morale alla fine, anche delle tragedie, pensate a Romeo e Giulietta, lo stesso Amleto, no? C'è sempre appunto una morale finale che dice: questa è una storia tragica, questo accade perché gli uomini sono abitati da passioni insostenibili, eccetera, eccetera. C'è sempre qualcuno che fa il discorso, il fervorino alla fine. Questo fervorino però accade sempre, da un lato perché Shakespeare crede che effettivamente ci sia un senso di giustizia a giudicare tutto ciò che accade, ma crede anche altrettanto fermamente che gli uomini non fanno altro nell'esistenza. Vivono passionalmente, si disperano, fanno quello che possono, fanno del loro meglio, si amano, si odiano, si uccidono, e che ci sia un senso di giustizia forse è quasi una beffa per loro, che ci sia una giustizia al di sopra di loro. Arriva sempre troppo tardi. Il vento spira da sud. Noi siamo venuti da sud, a occhio e croce. E da che parte sarebbe? Al mattino il sole deve essere a est. Questo mi pare assodato da tempo. Che è mattina? Se lo è, e il sole è di là, per esempio, quello deve essere il nord. Se invece ci siamo sbagliati e non è mattina e il sole è di qua, quello resta sempre il nord. Per dirla in altre parole, se noi siamo venuti di qua ed è mattina, il sole deve essere di là. Ma se il sole invece è di là ed è ancora mattina, noi dobbiamo essere venuti di qua. E se quello è il sud e il sole è davvero di là, allora è pomeriggio. Comunque, se non è nessuno di questi casi, perché non vai fuori a dare un'occhiata? Pragmatismo. Non hai nient'altro da offrire? Io sto solo facendo presente che la posizione del sole, se c'è naturalmente, può darti un'idea dell'ora, no? O in alternativa, l'orologio, se l'orologio funziona, può darti un'idea precisa della posizione del sole. Non mi ricordo più quale di queste cose stavi cercando di stabilire. Stavo cercando di stabilire esattamente la direzione del vento. Ma qui dentro non c'è vento.
Uno spiffero, magari. Allora, questo l'ho mostrato anche perché c'è ripetutamente nel film, diciamo Guildenstern, cioè Gary Oldman, che è sempre sull'orlo di scoprire una delle grandi leggi della fisica. Okay? È un anacronismo, è pieno di anacronismi il film, e ovviamente questo ha senso di dire che il tempo non esiste. Ma appunto il gioco qui è che lui scopre, questo è un modo di fare una ventolina, ma poi in certi momenti scopre la legge del moto perpetuo, sta per scoprire la legge della gravità, fa la prova tra la piuma e il grave che cadono verso terra, dovrebbero arrivare insieme come Galileo ha dimostrato, in realtà cadono ovviamente prima il grave e poi la piuma che arriva molto dopo, no? Ma appunto lui non arriva mai veramente a scoprire queste leggi della fisica. Il messaggio credo che sia appunto: le leggi della fisica sono sempre lì da scoprire, avrebbero potuto essere scoperte in qualunque momento, è casuale che siano state scoperte prima o dopo. Non c'è un momento appunto in cui la storia è matura perché qualcosa accada. La storia semplicemente fa accadere casualmente delle cose, e in realtà appunto la storia è fatta di eventi più o meno casuali. Qui c'è anche il gioco sullo spazio e il tempo, ovviamente, no? Non sappiamo dove siamo venuti, non sappiamo dove è il sole, non sappiamo che ora è, se mattina o pomeriggio. Tutto questo è ripetuto anche in maniera forse qui fin troppo didascalica. Altra cosa, se ci straferiamo qui, siamo avanti nella storia, sulla nave, la nave che li porta in Inghilterra. E qui cominciano a capire che la cosa si fa grave. Cioè, il problema è, siamo su una nave e forse non va molto bene. Sappiamo che in realtà dovremmo arrivare di là e dovrebbe essere ucciso il nostro amico Amleto. E in realtà poi loro stessi scoprono che la lettera, lo scopriranno troppo tardi ormai per loro, che la lettera dice che sono loro a dover morire. Ma la nave è chiaramente una metafora del passaggio, e quindi del passaggio dalla vita alla morte. Che buio, eh? No, per essere notte. No, se è notte, no. Sarebbe buio se fosse giorno. Ah, sì, se fosse giorno, sì. Tu credi che la morte possa essere una nave? No, 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 no. La morte no. La morte non è. Cerca di capirmi. La morte è la negazione totale, il non essere. Non si può non essere su una nave. A me è capitato spesso di non essere su una nave. No, è diverso. Tu eri, ma non su una nave. Vorrei essere morto. Potrei saltare fuori bordo, gli metterei il bastone fra le ruote. Forse è quello che sperano. Rimarrò a bordo, così gli metterò il bastone fra le ruote. Stai bene? Sì. Perché? Ti va di venire su ora? Sì, d'accordo. Grazie. Cerca di stare più attento. Scusa. Molto bello questo ponte, no? Sì. Bella carena, vero? Sì. Bella anche la chiglia. Sì, anche a me piacciono molto le navi. Mi piace il loro spazio circoscritto. Qui non hai da pensare da che parte andare, neanche se andare o no. Il problema non si pone, no? Perché sei su una nave, ti pare? Penso che passerò il resto della vita sulle navi. Molto sano. Si è liberi su una nave, per un po' e relativamente. Sto per sentirmi male, credo. Allora, adesso c'è la sequenza del complotto dei cartografi, ma è in inglese, perché in italiano non sono riuscito a rintracciarla nei filmati su YouTube. Avrete notato la recitazione, qui si vede un poco, ricorda anche Stanley Ollio, ricorda il cinema delle origini. Ecco, questo è un elemento appunto preso più dal cinema, cioè sono attori un po' di commedia dell'arte,
Poi ci sono, hanno il modo in cui i loro dialoghi si svolgono, ricordano appunto il Beckett di Aspettando Godot, cioè il colloquio vagamente surreale, ma loro sono personaggi buffi in qualche modo, benché molto consapevoli e profondi, più consapevoli e profondi appunto di Stallone. Questo era giusto per farvi sentire il complotto, è molto breve, è in inglese. What a shambles! We're just not getting anywhere. Not even England. And I don't believe in it anyway. In what? England. Just a conspiracy of cartographers, you mean? I mean, I don't believe it! I mean, I don't believe it. Non so se è un complotto, ma io non ci credo. Allora, il disorientamento è anche chiave di scoperte casuali, serendipità. Quindi questo nostro disorientamento sulla Terra in realtà forse è anche l'occasione con cui facciamo delle scoperte, che sono anche quelle in realtà un modo per passare il tempo, perché quello che lui fa è sempre che scopre queste cose per gioco. La morte non è, lì avete visto il dialogo è proprio volutamente filosofico, lui equivoca, no? La morte non è una nave, non è su una nave, e loro dicono: ma tu non sei mai stato su una nave, il gioco è un gioco antiparmenideo, cioè la tesi è che se sei su una nave non sei da un'altra parte. La morte non è, la morte appunto è il non essere, è il nulla, e quindi la morte, essere morti non equivale a essere su una nave. E lui risponde con perfetto pragmatismo appunto: ma mi è capitato molto spesso di non essere su una nave. Quindi anche qui la tesi parmenidea per cui il nulla non è, si smonta di fronte al buon senso, al senso comune. Il senso comune sa benissimo cosa vuol dire non essere. Vuol dire non essere questo, non essere quello, vuol dire essere diverso. Qui c'è tutto Platone, sapete? Qui c'è tutto il sofista di Platone, se volete anche per certi aspetti il Teateto, insomma, tutto il parricidio che Platone compie nei confronti di Parmenide, di fronte alla tesi parmenidea che appunto l'essere è, ma è il non essere, non puoi né dirlo né pensarlo né ammettere che ci sia e così via. E Platone poi dice: benissimo, ma allora come spieghiamo il diverso? O la differenza, il tempo di nuovo, qui il gioco è che la domanda serve a mantenere vivo il fatto che non ci basta una speculazione filosofica che faccia scomparire il divenire. Questo è il punto, perché noi da Rosencrantz e Guildenstern, come Rosencrantz e Guildenstern, vogliamo salvare il tempo, perché viviamo nel tempo, non siamo stati su una nave molte volte, è questo che ci interessa. Voglio scendere dalla nave, voglio gettarmi fuori bordo e mettere i bastoni fra le ruote a questo destino baro, a questo Dio creatore o qualunque cosa sia, questa natura matrigna che vuole incastrarmi fino a che non muoio. E io allora per fargli un dispetto scendo dalla nave, restituisco il biglietto, diceva Ivan Karamazov, oppure invece rimango per fare un dispetto. Il punto è che non ci vedi scampo, che io scappi o che resti, la storia è scritta. Qui non c'è, un out-out, no? Si vorrebbe essere scegliere una vita alternativa, ma in realtà l'out-out dà sempre partita vinta all'esistenza che ci sovrasta. Comunque io non ci credo, la Terra, e quindi l'Inghilterra è un complotto dei cartografi, ma forse la Terra è un complotto dei cartografi. Provate a dire questo, cioè non solo questa Terra non esiste, questo Stato, questa nazione, quest'isola, ma l'intera Terra è un complotto dei cartografi. Chi sono i cartografi a questo punto? Dei cartografi celesti che ci fanno credere che esista un pianeta chiamato Terra su cui c'è la vita, così come noi oggi siamo appunto molto ben disposti a credere che ci siano pianeti altrove che su cui c'è la vita. Questo poi è il finale, questo è da vedere attentamente, ma in realtà riassume tutto. Il nostro errore è stato di salire su una nave. Ce l'avevano con noi dunque, fin dal primo momento. Chi l'avrebbe mai detto che siamo tanto importanti? Perché? Io non capisco chi siamo, perché tutto debba dipendere dalla nostra insignificante. Mi hanno scoperto che sono loro che devono morire. Guildenstern, è quel che basta. No, che non basta. Ci hanno detto così poco e ci mandano a morire così, negandoci perfino una spiegazione. Nella nostra esperienza quasi tutto finisce con la morte. La vostra esperienza? Attori.
Io sto parlando della morte, voi della morte non ne avete alcuna esperienza. Morite migliaia di morti occasionali e rientrate in scena con un altro cappello, ma dopo la morte nessuno si rialza. E non ci sono applausi, solo silenzio e qualche vestito usato. Questa è la morte. Se noi abbiamo un destino, lo aveva anche lui. E se questo è il nostro, quello era il suo. E se non ci sono spiegazioni per noi, che non ce ne siano neanche per lui. Oh, andiamo, signori. Niente adulazione, è solo competenza. Ecco, questa è la morte in cui anche voi credete. Quella che uno si aspetta. Morti per tutte le età e tutte le occasioni. Morti di re e di principi e di nessuno. È andata così allora. Ma non abbiamo fatto niente di male e a nessuno, non è vero? Non riesco a ricordare. Nessun problema. Non me ne importa. Ne ho abbastanza. A dir la verità, sono sollevato. Deve esserci stato un momento all'inizio in cui avremmo potuto dire di no. Ma chissà come ci è sfuggito. Faremo meglio la prossima volta. Fino ad allora. Che vista straziante. I nostri messaggi dall'Inghilterra giungono troppo tardi. Ormai insensibile è l'orecchio di chi doveva ricevere da noi la notizia che il suo ordine era stato eseguito. Che Rosencrantz e Guildenstern sono morti. Ok, questo è il finale. Allora, che cosa dire qui? Qui c'è il tentativo estremo, la ribellione, no? La ribellione contro il capo comico, che è la cosa più vicina al Deus creatore della storia, eh? E la ribellione contro questo non è che dargli l'esperienza della vera morte. E naturalmente, appunto, qui c'è il gioco invece del vero autore della storia, che non è il capo comico, e che rimette in scena l'attore esattamente come si fa sempre dopo il dramma. Allora, qui secondo me c'è, dal punto di vista filosofico, una sorta di scacco ad Heidegger, cioè siccome Heidegger nell'analitica esistenziale di essere tempo dice ma si può stare autenticamente di fronte alla propria morte, no? Sopportarne la visione, l'angoscia, l'essere per la morte e con questo eroicamente dare un senso all'esistenza, affrontarla finché la morte non arriva. Ma se siamo tutti attori e o personaggi di un dramma, come facciamo a stare autenticamente di fronte alla nostra morte, che è un dramma scritto da qualcuno che non sa nulla di noi, o meglio, che sa tutto quello che c'è da sapere di noi, ma a nostra insaputa, non l'abbiamo scritto noi. Cioè, questo tentativo di dire c'è l'angoscia, c'è il nonsenso, eppure siamo eroicamente votati all'esistenza come testimonianza eroica dell'autenticità, come diceva Heidegger, in realtà se è tutto un gioco, è veramente un gioco che si prende gioco di noi. E qui
è amara questa, la conclusione nell'ottica di Stoppard. L'altra cosa è, c'è forse stato un tempo in cui avremmo potuto dire di no, ma ci è sfuggito, l'occasione è mancata. Allora qui un'altra riflessione accennata: cos'è questa occasione mancata? Se loro sono l'umanità, l'occasione mancata in cui potevamo dire di no può essere una sola, rispetto al problema del senso della vita e il non senso della morte. Il momento in cui siamo diventati umani nella storia dell'evoluzione, il momento in cui abbiamo imparato a fare la domanda perché, in cui ci siamo chiesti, abbiamo cominciato a chiederci, a differenza di quanto fa l'animale, se ha senso che noi siamo qui. L'evocazione qui è alla letteratura, soprattutto quella ottocentesca, direi, i nomi qua, no? Darwin ovviamente, no? Ci racconta che veniamo dagli animali, ma allora potevamo fermarci prima di diventare umani, no? E Leopardi avrebbe detto sì, e vivere inconsapevolmente, come si dice nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia, senza la noia esistenziale del sapere della nostra condizione, liberamente, privi di intelligenza, di memoria, come dice anche Nietzsche nella seconda delle linee attuali, eh? L'animale oblia tutto quello che gli accade, tu gli chiedi perché, cosa fai, perché sei qui, l'animale non fa in tempo a ascoltare la domanda, che già si è dimenticato della domanda stessa. Lo stesso in Dostoevskij che citavo prima, appunto c'è qui l'idea che forse il vero dramma dell'essere umano è essere umani, e che questa in realtà è una condizione tolta la quale non esistiamo, e quindi è un problema che si reduplica su se stesso, che in fondo è un problema talmente radicale che non possiamo affrontarlo, perché affrontarlo vorrebbe dire pensare di cancellarci. Allora la conclusione, diciamo, d'insieme di questo dramma è: c'era un compito è stato eseguito, il dramma è stato assegnato, c'erano delle parti da svolgere, ma appunto quello che è stato eseguito non era il compito che era previsto. Doveva morire Amleto, Amleto muore ma in tutt'altro modo, e Rosencrantz e Guildenstern sono in fondo delle vittime assolutamente innocenti, e questa è una delle possibilità. Cosa ne resta di questo compito eseguito? È che questo compito viene eseguito per un pubblico, per un mandante che non c'è più. L'umano che vuole dare un senso alla storia, che vuole imprimere la svolta alla storia, quello di uccidere Amleto, in realtà muore lui stesso prima ancora che sia eseguito il compito. Per questo nessuno si accorgerà degli errori nella storia. Se la storia è una catena di eventi, piena di rumore e furia, che non significa nulla, questo non sarà un problema per nessuno. Cioè gli errori non li vedrà nessuno dopo la storia, in qualche misura. L'unico elemento, diciamo, positivo, un messaggio vagamente positivo e costruttivo che si trova in questo tipo di meditazione è: non che appunto non sia vero che c'è un senso di giustizia, che c'è un'istanza di giustizia, che ciò che è accaduto è turpe, è inaccettabile. In Romeo e Giulietta il principe fa veramente un fervorino gigantesco alle due famiglie, no? Dice: questo non deve mai più accadere. E qui lo stesso, qui: che cosa avete fatto, cosa vi siete fatti, avete distrutto un regno, io lo riprendo. Fortebraccio, che è quel personaggio che avete visto alla fine, Fortebraccio assume il regno su di sé in qualche modo, almeno ad interim, per poterne dare una continuità, eh? Ma appunto la parte dove torna ad esserci un barlume di giustizia, o la speranza della giustizia, o qualche ordine sociale, non è la parte raccontata nella storia. Cioè, se la storia con la S maiuscola è tutta quella raccontata, lì non c'è né senso né giustizia né libertà né verità, ma forse una giustizia c'è, forse un senso c'è, una verità e una libertà ci sono, ma non sono raccontati qua, sono fuori dalla storia, sono un'istanza trascendente. Non credo che Shakespeare pensasse all'idea di una storia eterna, una storia della eterna, come direbbe Vico, o di una storia di trascendenza. Penso che Shakespeare avesse in mente che, qui Stoppard credo anche ci suggerisca questo, che in realtà l'istanza di giustizia, il desiderio di verità, giustizia e libertà sono appunto un elemento di contrasto, di denuncia del possibile non senso della storia. E il senso degli ideali di libertà, di giustizia e di verità è esattamente questo, di essere una critica costante, radicale, che gli umani elevano alla possibilità che la storia non abbia un senso. Chiuso.
dicevi, la Terra è un complotto dei cartografi. Ma chi sono i cartografi? Mi fa riflettere più che altro la seconda parte della domanda. Non fidiamoci dei cartografi. Ho, come dire, l'impressione, proporrò anche adesso, proverò a proporre che invece c'è un qualche sistema per certificare l'esistenza della Terra, ed è il corpo, è il nostro radicamento al suolo. Inoltre il professor Bordacci nella sua bellissima lezione ha bruciato la prima delle due suggestioni che io volevo utilizzare un po' retoricamente questa sera per approcciare il tema, cioè la scoperta da parte della NASA di questi 7 esopianeti, importanza storica peraltro certificata dal doodle di Google. Non so chi di voi ogni tanto fa delle ricerche sui motori e vede che cosa quel giorno Google ha deciso di valorizzare, di certificare come di importanza storica. Lo fa in modo ricorrente rispetto ad alcuni eventi, lo fa quando c'è qualche evento assolutamente cruciale, come la scoperta di questi 7 esopianeti attorno a un'altra stella madre. Sono evidentemente dei nuovi, degli altri luoghi utopici, gli altri probabilmente non luoghi. Avrei usato questa suggestione perché invece io vorrei parlarvi come luogo, meglio come non luogo, dell'ambiente extraatmosferico, di qualcosa che avviene ovviamente attraverso il cinema, a meno che non ci siano degli astronauti tra di voi, che avviene fuori dall'atmosfera terrestre, in condizioni spaziali particolari. La seconda coincidenza, diciamo sempre temporale, invece è un po' più pesante, ed è il centenario, mi è venuto in mente proprio qualche giorno fa, di un libro di una filosofa tedesca che si chiama Edith Stein, che si intitola Sul problema dell'empatia, che non rileggevo da un po', che ho utilizzato molto in passato, che appunto compie proprio quest'anno 100 anni. Mi sembrava un motivo per rivangare questo argomento e provare ad applicarlo, certo non con la sistematicità del professore, a darvi qualche suggestione appunto su empatia, luoghi, non luoghi, utopie nell'esperienza filmica. L'empatia, adesso la descriviamo generalmente come, nel linguaggio comune, mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue emozioni. Si utilizza in genere questa espressione. A ben vedere l'empatia, questa abilità, diciamo, innata, forse innata, comunque un'abilità naturale, no, di sentire l'altro e dunque di comprenderlo in modo immediato. È una definizione non ingenua, tiene, ma comunque incompleta, che non tiene conto invece di tutta la complessità della sua evoluzione nella storia del pensiero. L'empatia, ben vedere, è un elemento fondativo della relazione con le opere d'arte e anche con gli artefatti comunicativi. L'empatia è una modalità speciale di conoscenza. Adesso non faccio, diciamo, una storia dell'empatia, è impossibile, sono tomi da ripercorrere interamente. Proviamo a farlo forse per alcune tappe cruciali. Ne cominciano a parlare alcuni autori romantici tedeschi del XVIII secolo, Herder, Novalis, per descrivere l'esperienza di fusione dell'anima con la natura, dunque un'esperienza di relazione fra una sensibilità soggettiva e una realtà oggettiva. Ma è il filosofo, in realtà psicologo, per questo ho utilizzato poi psicologo nel titolo un po' provocatorio, gemello al tuo, l'empatia è un complotto degli psicologi, anche se avrei voluto dire estetologi, perché Theodor Lips, siamo invece all'inizio del Novecento, nel 1906, in Empatia e godimento estetico, la definisce l'empatia come una funzione psicologica fondamentale per l'esperienza estetica. Oggi Lips è ricordato, fra l'altro, per essere appunto il primo che utilizza, il padre della teoria scientifica dell'Einfühlung, cioè appunto dell'empatia, sentire dentro, immedesimazione, anche se il termine viene coniato già nel 1873 da un altro autore, Robert Visscher, che però lo fa in, diciamo, opposizione a simpatia come fenomeno diverso da questa nuova idea, quella di Einfühlung, di empatia.
Per Lips l'empatia è la percezione delle proprie forze vitali, delle proprie energie in un oggetto sensibile. Dunque una proiezione della propria soggettività in un'opera d'arte, opera d'arte eletta a oggetto empatico, empatizzabile per eccellenza, e che leggo appunto in quell'opera, una proiezione della mia soggettività. Jan Lips però, questo stesso pensatore, comincia ad estendere il discorso sull'empatia dall'estetica, dalla relazione con le opere d'arte, invece alla comunicazione intersoggettiva, no? Quindi non solo come le persone fanno esperienza di oggetti inanimati, ma anche come comprendono gli stati mentali di altre persone, basandosi su un processo che chiama di imitazione interna, di imitazione interiore. Ora, l'empatia intersoggettiva rimane un complotto o una cospirazione, come ho sentito in inglese poco fa, non so poi bene come sia stata tradotta in una versione italiana o se c'è effettivamente qualche sfumatura fra complotto e cospirazione, però la mia provocazione è che l'empatia rimanga un complotto degli psicologi o degli estetologi fino a che non dotiamo il suo potenziale di una lettura invece fenomenologica. Ed è qui ovviamente che entra Edith Stein. È proprio grazie a lei, che allieva di Husserl, che all'Università di Friburgo discute, difende nel 1916 una tesi su uno dei temi cruciali, ovviamente del suo maestro, quella dell'intersoggettività, in particolare dell'empatia, e che pubblica l'anno successivo, esattamente 100 anni fa, sul problema dell'empatia. Edith Stein pone al centro appunto questi assunti fondamentali ricavati anche dal suo maestro e dal suo metodo, dal metodo fenomenologico, che consente di delineare le caratteristiche del soggetto umano a partire dalla sua intersoggettività. Con Husserl l'empatia, e cito, viene a costituire la via per mezzo della quale il soggetto sperimenta l'esistenza di soggetti altri, diversi da lui, ma facenti parte del mondo circostante, ed è contemporaneamente portato a superare la visione del suo mondo soggettivo per giungere alla visione del mondo oggettivo. Dunque sempre sensibilità soggettiva e realtà oggettiva in gioco. Non risolveremo certo il problema, un problema così annoso, non sarà l'empatia a risolvere un problema irrisolvibile. E però Husserl, d'altro canto, definisce empatia anche come una parola sbagliata e un penoso enigma. Questa è logica formale trascendentale del 1929. La sua allieva Stein cerca di affrontare questo enigma, lo trasforma però in problema, sul problema dell'empatia. Come l'empatia è la piccola porta attraverso la quale si gioca una sfida più grande: prendere coscienza dell'alterità incancellabile che vi è tra soggetto e natura, e tra soggetti diversi, ma al tempo stesso individuare le condizioni di possibilità del rapporto e comunicazione tra questi poli. L'empatia non è un travaso di soggettività, come nell'estetica neoromantica, un po' come in Lips, non è una proiezione del sé, non è un essere in, ma, dice Edith Stein, un essere con. Un affiancamento. Vi ho riportato questa citazione: l'empatia è l'atto paradossale attraverso cui la realtà di altro, di ciò che non siamo, non abbiamo ancora vissuto, o che non vivremo mai, e che ci sposta altrove, nell'ignoto, diventa elemento dell'esperienza più intima, cioè quella del sentire insieme, che produce ampliamento ed espansione verso ciò che è oltre, imprevisto. Si tratta, secondo Stein, di compiere in forma non originaria, anche qui utilizza un po' il gergo del suo maestro, di compiere in modo non originario l'esperienza originaria di un altro. L'empatia, se non approfondiamo di più, in Edith Stein coinvolge l'anima, coinvolge lo spirito, ma a partire da un coinvolgimento del corpo, che è inteso, sempre per rimanere nel lessico fenomenologico, sia come corpo organico, sia come live, cioè come corpo vissuto. Tant'è che anche oggi
sicuramente avrete sentito parlare, potreste anche essere più esperti di me di neuroscienze e del ruolo dei neuroni specchio, diciamo così, del sostrato biologico, della radice biologica organica dell'esperienza empatica, su cui si sta appunto concentrando l'indagine scientifica di alcune scienze dure, che più o meno aperte alla filosofia, più o meno consapevoli che esiste una genealogia del pensiero sull'empatia e sul rispecchiamento, cercano di fare degli esperimenti e di descrivere proprio questa esperienza di risonanza e di rispecchiamento che avviene su base neurale, cioè il nostro cervello è fatto in modo, ci sono dei neuroni che si attivano anche se con intensità minore, non solo quando compiamo effettivamente qualcosa, ma quando vediamo qualcuno compiere un'azione. Se c'è una qualche analogia fra l'attivazione neurale di appunto un'azione che viene effettuata e l'osservazione di un'azione, allora è come se l'empatia resa possibile da questo rispecchiamento sia evidentemente una base addirittura fisiologica dell'esperienza relazionale. Ma vediamo a noi l'esperienza filmica. L'idea, e per questo ho usato anche questa suggestione neuroscientifica qui in fondo, è che sia l'esperienza filmica un terreno di sperimentazione ideale, ecco, di queste dinamiche, anzi che l'esperienza filmica sia essa stessa una sorta di esperimento neuroscientifico. D'altro canto il film sì è un'opera d'arte, ma non solo, o quantomeno non troppo semplicisticamente, dato soprattutto che è un'opera d'arte abitata da persone, personaggi, attori, persone che sono entità che sono in qualche modo analoghe a noi, agli spettatori che li osservano. Sono entità, di nuovo per utilizzare una parola che utilizza anche Einstein, dello stesso tipo, cioè del tipo umano. Ci commuoviamo o piangiamo al cinema, per dirvela in soldoni, perché c'è qualcosa che nell'esperienza dei personaggi che somiglia almeno potenzialmente alla nostra esperienza, perché siamo dello stesso tipo, il tipo umano. In questo senso allora è possibile stabilire una relazione empatica con questi soggetti, con questi quasi soggetti, queste entità del nostro tipo che sono i personaggi di un film. Se adottiamo la proposta di Einstein, anche l'esperienza filmica prevede degli atti empatici quando ci offre un viaggio di ingresso nell'altro, di accompagnamento, di affiancamento, quell'essere con che dicevamo poco fa, con l'altro, e poi di fuoriuscita, di oggettivazione. Queste sono le tre tappe che Einstein descrive come caratteristiche dell'atto empatico. Ovviamente tipi diversi di empatia possono stabilirsi anche con soggetti antropomorfi, pensate ai cartoni animati, o anche, per tornare di nuovo all'estetica che per quanto complottistica continua a valere, e cioè con le figure, con le atmosfere, con degli elementi del linguaggio, delle forme stilistiche di vario genere. La gamma dell'empatia in effetti è ampia e può descrivere in termini generali un'esperienza, l'esperienza mediale, a seconda della scuola che si sceglie, dell'autore che si sceglie di sposare o tendenza a restringere o ad allargare il proprio campo concettuale, allora può essere appunto una teoria generale oppure un aspetto molto specifico che riguarda comunque l'esperienza di relazione con questo strano oggetto che è il film. La mia ipotesi è questa qui: il film è in grado di costruire una relazione empatica fra spettatore e personaggio facendo propri, in un certo senso incorporando formalmente nel proprio stile alcune posture, alcuni atteggiamenti, alcune movenze. In questo modo, incorporando l'energia che sta nell'azione, nelle intenzioni, nelle emozioni dei personaggi, non si limita a rappresentare, non si limita a mostrare, ma anzi in qualche modo le vive esso stesso e vivendole le fa vivere allo spettatore anche a partire da un livello precognitivo, subpersonale della propria corporeità. Questo accade
soprattutto in sequenze di particolare intensità. Forse nel film di cui ha parlato si fa fatica a rintracciare una delle sequenze che ho in mente io. Esiste invece, d'altro canto, la cosa di cui ora parlo e che vi mostro resta molto più banale dal punto di vista della densità filosofica, non che non ci sia filosofia nel film che fra poco vediamo, anche se utilizzo un metodo diverso per parlarne. Certo, essendo sostanzialmente un'americanata, non per questo non degna di essere studiata, anzi forse proprio per questo, è un po' più spicciola, ma comunque insomma con una certa è spicciola nell'esposizione, ma non per questo priva di contenuti esplorabili. I film del genere esplorazione spaziale evidentemente invece hanno delle sequenze caratterizzate da questa particolare tensione, da questa particolare intensità. Per questo dicevo che lo spazio appunto extra atmosferico è in un certo senso un non luogo, un luogo utopico, perché tra i vari motivi per cui potrebbe essere ne scelgo almeno uno: non c'è la forza di gravità. Forse è un po' forzata di nuovo la connessione con l'idea invece di intenzionalità, sempre per pescare in area filosofica fenomenologica. La forza di gravità fuori dall'atmosfera terrestre è invalidata, è una forza, pensatela sulla Terra, invece di orientamento, una forza che imprime un'intenzionalità all'azione, una forza che non ci impedisce di compiere questo gesto intenzionale, che invece sarebbe molto più difficile se questa bottiglia fluttuasse, sfuggisse dalla mia presa. Questa prensibilità, questa comprensibilità degli atti, che sulla Terra può giovare appunto di una forza di radicamento, di orientamento, in qualche modo appunto un'energia, una forza intenzionale che rende l'azione possibile, viene indebolita, se non addirittura insomma resa impossibile. Pensate al pensate esattamente ai gesti che compiono gli astronauti quando sono appunto in questa condizione. Fanno fatica a muoversi, è una motilità difficile proprio in virtù della sospensione o addirittura della totale del totale azzeramento di questa forza, della forza di gravità. Pensate anche all'orientamento alto-basso, interessante prima quel gioco sulla posizione del sole rispetto al punto d'ingresso, dunque le ore del giorno. Nello spazio extra atmosferico invece vige forse la legge della relatività assoluta, nel senso che tutto è relativo. Come si fa a dire che un astronauta è a testa in su o è a testa in giù? Viene a cadere ovviamente questo sistema di riferimento, questo sistema di orientamento. Noi spettatori possiamo continuare a dire che un personaggio è a testa in giù o a testa in su, perché contiamo invece su un sistema di riferimento, gli assi dello schermo, ma soprattutto un sistema di riferimento della forza di gravità che continua a valere nella sala cinematografica, che noi proprio oggettivamente continuiamo a percepire, che dunque entra in un sostanziale conflitto col sistema di orientamento che invece è sospeso quando vediamo delle sequenze filmiche ambientate oltre l'atmosfera terrestre. Mi sto riferendo in particolare alle cosiddette passeggiate spaziali. Adesso la filmografia è lunghissima, sono film abbastanza famosi, è soltanto una suggestione per darvi negli occhi un piccolo saggio anche della ricorrenza con cui inquadrature di questo genere vengono utilizzate soprattutto nei film di esplorazione spaziale. Una certa insistenza per esempio appunto sul volto capovolto, che è, dal punto di vista della relazione intersoggettiva, ciò di più innaturale ci possa essere. C'è un'insistenza stilistica su questo capovolgimento, che però in questo caso è giustificato dal fatto che la diegesi, che sto rappresentando qualcosa che si svolge in un ambiente in cui la forza di gravità è sospesa
e in cui non esiste un riferimento, un sistema di riferimento obbligato, alto, basso, destra, sinistra. Certo, questo può avvenire anche in film gravitazionali, ci sono dei film in cui compaiono dei volti a testa in giù, è un guizzo, è una marca stilistica, può essere in qualche modo radicata sì all'effettiva posizione che il personaggio mantiene fisicamente sulla scena, in realtà questo dimostra a maggior ragione quanto sia relativo il modo in cui la macchina da presa, insomma, l'apparato, ecco, registico, con i suoi mezzi formali e i suoi mezzi stilistici può liberamente disancorarsi dalla necessità di rappresentare un corpo a testa in su quando si trova in un sistema di riferimento gravitazionale. Insisto su questo argomento perché fra poco vedremo appunto come anche in un ambiente non gravitazionale venga applicato uno stile gravitazionale, ma ci arriviamo. In particolare le scene appunto di queste passeggiate spaziali hanno, possono contare su questa potenzialità di proporre allo spettatore la stessa esperienza di svincolamento, di disorientamento, di vulnerabilità, di fatalità del vuoto, del vacuo, di uno spazio senza spazialità, di sospensione, anche di suspense. Che si ricava appunto dalla condizione di un personaggio, di un astronauta, fuori dal proprio veicolo, fuori dalla propria navicella, sospeso, immerso nel vuoto. Queste passeggiate spaziali, cioè quando l'astronauta esce dallo shuttle e si trova assolutamente sospeso nel vuoto, è chiaro che poi ci sono tutti dei sistemi di ancoramento, esiste un cavo, esistono dei razzi con cui comunque si possono imprimere appunto delle forze che consentono di non allontanarsi dalla struttura, però l'idea è che lo spazio rappresentato e lo spazio invece dell'esperienza filmica convergano, confluiscano, come se il buio della sala, espressione che in genere utilizziamo per descrivere l'esperienza filmica diciamo classica, il buio, la condizione classica, e il buio siderale rappresentato sullo schermo in qualche modo si congiungono, ci sembra in un certo senso di essere, abbiamo l'impressione di essere sospesi insieme all'astronauta in uno spazio, nel medesimo spazio. Ovviamente, come dicevo prima, noi continuiamo ad avere la percezione del nostro corpo ed entra in conflitto il nostro sistema gravitazionale invece con l'esperienza più o meno empatica che facciamo con un corpo che invece non è in un sistema di quel tipo. È qui che entra un altro corpo, il corpo del film, come lo chiamo io, in realtà come lo chiamano molti autori che attingono proprio dalla fenomenologia, forse non osserliana ma merlo-pontiana, ma comunque nei dintorni insomma di quest'idea, è proprio la gestione strategica di questo conflitto attraverso delle soluzioni tecniche, delle soluzioni formali, che invece crea insomma l'arte. È un'arte però che si gioca su appunto la proposta di un disallineamento e poi di un riallineamento, di incorporazione e disincorporazione, idea di smarrimento e poi di ritrovamento. Finisco di parlare perché mi guardate con facce appropriate anche all'orario e provo allora a farvi provare un po' la sensazione di cui vi sto parlando. E se spegniamo anche le luci proprio per ricreare quel buio della sala, dov'è però il video? In quale? Sì. Ovviamente è Gravity, un film del 2013 di Alfonso Cuarón. Sì. Explorer, new data coming through. What's the blowback, Houston? It's not good. Most of our systems are gone. Debris chain reaction is out of control and rapidly expanding. Multiple satellites are down and they keep on falling. Define multiple satellites? Most of them are gone. Telecommunication systems are dead. Expect a communication blackout at any moment. Kowalski visual of debris at 9 o'clock. Half of North America just lost their Facebook. Explorer, repeat.
expect the communication to black out at any moment. Copy that, Gibson. Floyd, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a BSE sat. Repeat, I am ready. Dr. Stone requesting faster transport. We have to go, we have to go, go, go. Kennedy reports meteorological conditions. Go, go. Houston, Explorer, copy. Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer, do you copy? Explorer, permission to retrieve Dr. Stone. You're go, Kowalski. Houston, Explorer, copy. All right. We lost Houston. Oh. We lost Houston. Unstrapped. Look, we need to get the hell out of here. Need some help there, man? No, don't wait for us. It's stuck. Man down. Houston, this is Explorer. Copy. Houston, this is Explorer. Copy. Explorer's been hit. Explorer. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone, detach. You must detach. If you don't detach, that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Houston, I've lost visual, Dr. Stone. Houston, I've lost visual, Dr. Stone. Lieutenant Kowalski, do you copy? Explorer, do you copy? Houston, do you copy? Houston, this is Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I'm drifting. Do you copy? Anyone? Ok, voglio farvi vedere, adesso lo analizziamo,
voglio farvi vedere la light box, cioè appunto il sistema con cui queste riprese sono state effettuate, appunto una scatola chiamata così light box, in cui gli attori sono appesi a dei cavi e fanno appunto una coreografia delle loro fluttuazioni, e poi vengono in modo che venissero coerentemente illuminati rispetto alla posizione del sole, poi tutto ovviamente in fase di post produzione ricostruito, no? Costruito anzi direi, in modo che il risultato finale, poi a noi interessa il risultato finale. Vi ho fatto vedere questo soltanto per come dire metterci al sicuro. Quello che interessa a noi è l'esperienza che abbiamo fatto, ok? A prescindere dalla tecnica con cui, tant'è che la tecnica è molto accurata e che effettivamente questo senso di immersione, questo senso di vivere assieme al personaggio i suoi stessi guai è abbastanza forte. Ci interessa vedere il lavoro di questo terzo corpo, a prescindere da come tecnicamente è costruito. È l'esperienza di relazione che ci interessa analizzare. Come si torna al video? Che ha in funzione, in virtù anche appunto di questa tecnica particolarmente avanzata con cui è stato realizzato, forse possiamo spegnere ancora le luci per cortesia, mette in campo una serie di soluzioni stilistiche insomma abbastanza nuove, che ora proviamo a identificare, perché è possibile, io credo, almeno a chi di voi non ha già visto il film, che siano in qualche modo sfuggite. Qui siamo all'inizio del film, siamo nel prologo, fino al è l'incidente scatenante, per utilizzare il gergo narratologico. Sono due lunghi piano sequenza. Il tutto si innesca nel momento in cui il dottor Stone e Kowalski, che sono impegnati appunto in questa operazione di riparazione di una componente in una delle loro passeggiate spaziali, vengono investiti da questa pioggia di detriti e succede un disastro. Osserviamo i movimenti di macchina soprattutto, e anche invece i movimenti che vengono rappresentati. Qui la rotazione, vedete, dello sciatto con il braccio a cui è ancorato poi anche la dottoressa Stone, all'inizio è in orizzontale, si ruota, cioè a questo punto invece c'è una capriola, c'è un nuovo orientamento sull'asse verticale, queste capriole in avanti. Guardate esattamente cosa succede in questo punto. Avete notato? Non c'è più una macchina da presa, chiamiamola così, che ferma o forse sta leggermente indietreggiando, sta rappresentando, sta mostrando ciò che accade, sta mostrando il movimento del personaggio. Incorpora, diciamo, si attacca adesso, si ancora. Viene usato, mi pare, anche il termine attach, detach, si ancora. Appena più indietro, lo faccio rivedere. Forse la macchina presa sta indietreggiando o è lo shuttle che sta precipitando. In ogni caso, anziché mostrare queste capriole, da questo punto in poi è avvenuto un ancoramento, tant'è che appunto stavolta in qualche modo vedo il personaggio fermo al centro dello schermo, ed è invece lo sfondo che continua a scorrere per continuare a dare l'impressione di questo movimento. Qui avviene un altro gesto, diciamo così, cruciale. Nel momento in cui lei riesce a staccare il moschettone che la teneva ancorata al braccio, ovviamente la forza di inerzia si imprime, si genera un nuovo movimento che è rappresentato stavolta di nuovo fermando la macchina da presa, diciamo così. Cioè, vedete che è questa capriola che la macchina da presa svolge assieme al personaggio. Si ferma, appunto, stavolta è il personaggio che si muove, vediamo il suo corpo che rotea e soprattutto si allontana in posizione inversa rispetto a prima nello spazio siderale. Qui
c'è uno stacco di montaggio, siamo dall'altra parte, il personaggio viene verso di noi ed ecco un altro gesto. La presa si è voltata per seguire il movimento del personaggio. Guardate cosa avviene ancora qui. Noi vediamo il personaggio roteare, ma a questo punto, per quanto stia continuando a roteare nello spazio in cui è rappresentato, il personaggio è fermo al centro dello schermo, ancora una volta perché la macchina da presa si è appunto ancorata al suo movimento. Abbiamo due tipologie di movimento. Una è la traslazione nello spazio, diciamo un movimento lineare nella profondità dello spazio. L'altro è un movimento riflessivo, quasi a spirale, che avviene cioè attorno al baricentro del corpo che si sta muovendo e che è appunto la rotazione. La macchina da presa, ce ne accorgiamo meno perché è una soluzione formale abbastanza, è la carrellata sostanzialmente, cioè muoversi coerentemente al movimento del personaggio. Molto meno usuale, anzi per niente usuale, è questo attaccamento, questo ancoramento alla rotazione e non soltanto alla traslazione del personaggio. Ovviamente c'è un motivo per cui avviene questo attaccamento ed è qui che entra in gioco più in modo diciamo più pertinente e più approfondito l'empatia. È per fissarsi sul volto, è per mostrare il volto del personaggio, le sue emozioni, il suo stato interiore. Dunque, come dire, una definizione di empatia un po' più ristretta. Guardate questo lentissimo movimento, quasi inavvertito, forse nella prima visione non ce ne siete accorti così consapevolmente, un lentissimo movimento di macchina in avanti, forse uno zoom, fino al punto leggermente indietro. Oh, avete sentito anche questo cambio di pitch, questo cambio di ambientazione sonora? Questo lento movimento di macchina in avanti, o forse un movimento ottico, sappiamo che è un movimento sostanzialmente digitale, a un certo punto propone questo attraversamento di una soglia, quella del casco, della visiera. Entriamo letteralmente all'interno del casco, ma forse non ce ne accorgiamo, quantomeno a primo acchito, a una prima visione. Viene ovviamente evidenziata la cosa dal punto di vista acustico, dal punto di vista sonoro, anche qui forse a maggior ragione un po' più impercettibile, qualcosa di assolutamente innaturale. Evidentemente c'è un corpo, quello del film, che si sta muovendo, ma che ci propone delle cose assolutamente ontologicamente non possibili sul piano diciamo del movimento del corpo così come lo conosciamo noi. Qui c'è un altro tipo di corpo che si sta muovendo, si muove come in qualche modo si muoverebbe il nostro corpo, ma può fare cose che evidentemente noi non possiamo fare. C'è un'incorporazione di un altro tipo e qui c'è una letterale penetrazione di una soglia. Guardate anche questo lento movimento di nuovo, però avviene sull'asse, quindi c'è è un voltarsi. Prima vediamo il naso, ci avviciniamo allo zigomo, vediamo il naso, poi la macchina presa si volta fino al punto in cui sostanzialmente ci allinea otticamente allo sguardo del personaggio, quella che si chiama classicamente una soggettiva. At 12 o'clock, and the shuttle is at the center of the dial. I can see the Chinese station. No, it's the International Space Station. ISS is at 7 o'clock. E poi al contrario. Da questo allineamento si esce facendo esattamente il percorso contrario, la macchina presa si volta stavolta verso sinistra e qui c'è una fuoriuscita. Anche dal punto di vista acustico si nota esattamente che siamo tornati al di fuori del casco e quindi
è un po' più meno definita, diciamo così, un po' più confusa dall'esterno dello spazio da cui proviene, da sorgente, insomma, dello stimolo acustico. Questo allontanamento prosegue, si completa sostanzialmente tornando davanti al personaggio. Qui si mantiene l'ancoramento, lei sta continuando a ruotare, ma noi la vediamo ferma al centro dello schermo, perché la macchina da presa sta ruotando insieme a lei, se non qui, in cui si fuoriesce anche da questo ancoramento. La macchina da presa si ferma, non è più ancorata alla rotazione, ci mostra di nuovo l'allontanamento fisico del personaggio nello spazio. Sapevo che non ci sarebbero stati volontari, e allora ne ho trovato uno in qualche modo archetipico. Traslazione, rotazione, che unite fanno più o meno questo. Quello che interessa a noi è in che modo il corpo del film si è comunicato attraverso questo sistema di ancoramento al movimento di traslazione, di rotazione. Può farlo così nel momento in cui ci mostra il movimento del personaggio nello spazio, può farlo così nel momento in cui si è ancorata la macchina da presa sia al movimento di traslazione sia a quello di rotazione. L'effetto che fa è di vedere il personaggio al centro, fermo dell'inquadratura, e lo sfondo, in questo caso abbiamo l'unico riferimento, quello della Terra, che invece scorre dietro la sua testa. Un elemento di cui non ho parlato, e che questa immagine invece in qualche modo ci fa tornare in mente, è quello dell'intensificazione del respiro. Addirittura visivamente vediamo il vetro della visiera che si appanna e poi si asciuga. Questa intensificazione dello stato emotivo del personaggio in qualche modo ci viene comunicata sia a livello acustico sia a livello visivo, ma è appunto una stimolazione di questo elemento interiore fisiologico che ci trasmette la stessa ansia, lo stesso affanno che il personaggio prova, soprattutto nel momento in cui non respira più per un lungo periodo di tempo, per qualche secondo, insomma, è in apnea, tale è lo shock, non so se ve ne siete accorti. Dunque non sentiamo più neppure il suo respiro, la visiera non si appanna più. Appena ricomincia il respiro ci torna in mente anche che l'ossigeno in questo caso è una risorsa molto scarsa, quasi ci manca il fiato. Certo, stiamo facendo un'esperienza di estrapolazione di un frammento del film, è chiaro che andrebbe visto in sala, andrebbe visto in 3D. Chi l'ha visto in 3D di voi? Insomma, soprattutto questi movimenti di traslazione, di rotazione, come li abbiamo chiamati, soprattutto quando il personaggio si avvicina alla macchina da presa, hanno un effetto ancora più forte, a volte fin troppo forte, tant'è che usciamo da questo allineamento. Certo, perché ci accorgiamo della diversità di quegli oggetti, quindi usciamo da questo rapporto potenzialmente empatico. Se qualcosa ci viene addosso, addirittura facciamo questo movimento, perché stiamo continuando a percepire appunto in un sistema gravitazionale che in qualche modo però confluisce con quel sistema. Allora istintivamente tendiamo a evitare un oggetto che non potrà mai colpirci. Provo a ricavare alcune riflessioni finali da questa analisi. Primo, l'esperienza filmica delle passeggiate spaziali è una specie di esperimento in cui lo spettatore si sottopone volontariamente, perché nessuno ci è obbligato ad andare, nessuno ci obbliga ad andare ovviamente al cinema a vedere film di fantascienza o d'azione dove ci aspettiamo queste scene, anzi ci andiamo apposta, il biglietto vale i soldi, li abbiamo pagato proprio perché ricerchiamo questo tipo di perturbazione della nostra
percezione. Vogliamo sentirci disorientati, vogliamo sentire quella suspense, anche letteralmente, quella sospensione. Vogliamo godere del conflitto delle nostre impressioni tattili, proprio cettive, e invece un'impressione visiva di totale svincolamento dal nostro sistema di riferimento usuale. Questa dinamica sfrutta la relatività degli orientamenti, ovvero il fatto che la macchina da presa è libera di posizionarsi rispetto al soggetto, è libera di muoversi rispetto ad esso come vuole, a prescindere dal suo effettivo posizionamento. A maggior ragione se rappresenta qualcosa che è in un ambiente in cui la forza di gravità non c'è proprio. Secondo aspetto, il film mette in atto, contestualmente, diciamo, a questa sollecitazione percettiva, a questo disancoramento, a questa sospensione, senso di sospensione, invece un processo di compensazione, di equilibriatura, cioè non ci offre mai uno scompenso senza poi offrirci invece un qualche tipo di compenso, e che si affianca, spesso si sostituisce alla nostra tendenza fisiologica, in qualche modo omeostatica, di regolare gli stimoli. Per questo tendiamo a schivare degli oggetti che provengono verso di noi. È questo gesto con cui schiviamo che ci protegge. Questa dinamica, in modo un po' più complesso, avviene attraverso questo continuo ancoramento e disancoramento, secondo almeno queste due tipologie che abbiamo visto, di due tipi. Anzitutto, appunto, c'è il problema del movimento del corpo e della sua rappresentazione. Abbiamo parlato di traslazione lineare, di rotazione attorno a un baricentro, di rotazione rispetto a un punto, quindi l'atto, diciamo, del voltarsi. E poi c'è questo lentissimo avvicinamento, indietreggiamento, no? Il gesto con cui entriamo dentro all'elmetto, dentro al casco dell'astronauta. È il corpo del film che sta assumendo delle posture, delle movenze in qualche modo, come dicevamo prima, antropomorfe, assimilabili, anche se non ontologicamente corrispondenti al movimento del corpo umano. Queste movenze possono essere descritte, questa attività può essere descritta appunto come un'incorporazione da parte del film delle tensioni, ma anche delle rispettive soluzioni a queste tensioni, che sono motorie, ma che sono anche emotive del personaggio. L'aspetto interessante che abbiamo scoperto è che non ci si limita a mostrare il moto del personaggio, ma lo si incorpora. Nel compiere questo ancoramento, il film adotta un'estetica, per così dire, gravitazionale. Abbiamo bisogno appunto di un ancoraggio, questo è il motivo per cui avviene anche visivamente questo ancoraggio. Abbiamo bisogno di vedere bene, di vedere meglio, o quantomeno di vedere. Paradossalmente questo ancoramento produce in sostanza un annullamento del movimento, perché se io mi muovo insieme a ciò che sto rappresentando, l'oggetto o il soggetto che sto rappresentando risulterà percettivamente fermo sullo schermo. Dicevamo appunto che ho bisogno di un ancoramento, di un fissaggio a un certo punto, perché voglio vedere il volto. L'esperienza di questa sequenza sarebbe diversissima se non potessimo almeno per un po' vedere ciò che accade sul volto del personaggio. E abbiamo visto che anche quando c'è questo ancoramento, questo fissaggio sul volto, cioè sulla superficie espressiva dello stato interiore del personaggio, c'è comunque un elemento di disturbo percettivo. Il respiro è affannato, c'è questo elemento appunto di sollecitazione a volte fin troppo forte, c'è l'apnea e il respiro affannato. In qualche modo c'è di nuovo quell'idea di disincorporazione, quell'idea di respingimento, quell'idea di disancoramento, quell'idea di eccesso nella stimolazione, tant'è che come rimedio, ancora una volta, funziona la stessa dinamica. Questa, diciamo, reincorporazione avviene attraverso questo lento, quasi inavvertito, perché non, la prima volta almeno non ce ne accorgiamo, avvicinamento fino a questo nuovo ancoramento. Penetro dentro al casco. E il momento in cui viene oltrepassata la soglia è assolutamente non è segnalato, se non con appunto un'attività
acustica, che si aggiunge a quella invece visiva, in cui la macchina presa si volta e si allinea otticamente allo sguardo del personaggio. È una soggettiva, è diciamo un processo di soggettivazione ottico ma anche acustico, perché io in quel momento sto sentendo ciò che lei sta dicendo dalla sua prospettiva, sono dentro il casco, sto sentendo come lei sta sentendo la sua voce, sto guardando ciò che lei sta guardando, è un processo di soggettivazione. E concludo dicendo allora che l'empatia appunto è la possibilità di trasformare forse un luogo impossibile, un luogo ideale, un luogo utopico invece in un luogo topico. La citazione iniziale di Einstein diceva l'empatia è l'atto paradossale attraverso cui la realtà di altro, di ciò che non siamo, non abbiamo ancora vissuto, che non vivremo mai, che ci sposta altrove, nell'ignoto, diventa elemento dell'esperienza più intima, cioè quella del sentire insieme che produce, cioè di trasformare un luogo ignoto che ci fa paura, che ci turba per l'insicurezza che implica, che continua a porci delle domande, non tanto sui confini dove finisce l'universo o sull'esistenza di nuovi pianeti, ma sulla vita e sulla morte. Non a caso tutto ciò che accade, che chi ha visto il film lo sa benissimo, dopo la sequenza iniziale che abbiamo visto, è un lungo viaggio a ritroso, esistenziale, interiore, ma anche una lotta fisica e psichica di rientro nel luogo naturale del nostro corpo, delle nostre relazioni, nel luogo della nostra memoria, del nostro futuro. Si torna a terra. Grazie. Abbiamo tempo per qualche domanda. Anche se ci sono le domande, se c'è qualcuno dei nostri studenti, si può venire a firmare anche senza aspettare la fine, perché sono preoccupato dal fatto che le sono sempre pochissime. Beh, sono stremati. Ma appunto il problema è questo, che necessità e possibilità sono due modali, come si dice, no? Sono le modalità anche dal punto di vista della logica, e questo vuol dire che però i due presi logicamente sono degli assoluti, cioè presi in se stessi, o è la necessità un intero, cioè tutto ciò, tutte le relazioni che sono date sono necessarie, oppure sono meramente possibili. Allora, nel mondo reale, per quanto ne sappiamo noi,
ci sono varie possibilità, noi non siamo a conoscenza di una necessità assoluta se non quella che ipotizziamo tramite le leggi della fisica, no? Ma dal punto di vista della logica è quello che vediamo accadere è l'insieme delle possibilità reali che noi cataloghiamo in base alla loro maggiore o minore probabilità. Se però l'evento che si verifica è un evento che è sempre identico a se stesso, quello che sta dicendo è che l'evento non muta mai, l'unica possibilità che si manifesta è quella data e quindi diventa necessario, non ci sono altre possibilità. Ora, siccome la libertà si inserisce, se esiste, la libertà si inserisce sul fatto che vi sono delle possibilità e noi optiamo per una delle possibilità date. E addirittura l'idea del libero arbitrio è addirittura l'idea che siamo noi a fare la differenza fra le possibilità che vengono date e quella che realmente accade, perché l'abbiamo scelta. Io ho tagliato quella sequenza dove c'è questa frase tra le alternative possibili e la scelta. Però appunto questo, se il mondo è totalmente necessitato perché la possibilità data in realtà è una sola, quindi nessuna possibilità ma solo necessità, il libero arbitrio non ha spazio, non ha letteralmente spazio. Ma appunto proprio perché sono libero, se si verifica perché sono libero di questa possibilità, non dimostra che... No, se si verifica, non l'ho scelto io, testo o croce si danno non perché l'ho scelto io. Non c'è, la sequenza di partenza dice questo. L'evento testa si verifica sempre sistematicamente, non solo noi non abbiamo scelto di essere qui, quello che il mondo in cui le cose erano possibili, cioè la cosa poteva andare diversamente, è alle nostre spalle. Noi siamo dentro una macchina dalla quale non possiamo uscire, perché le possibilità date lì sono una sola. Altri interventi? Va bene, allora direi che ringraziamo i nostri relatori e noi ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a tutti. Anche questo, non si può spegnere, non c'è possibilità, non si può spegnere, non si può accendere.